Ciao a tutti e ben ritrovati con me a Cucina con Luca. Cucina con Luca che però oggi non cucinerà, ma andremo a pulire insieme i carciofi, visto che sono di stagione, sono buonissimi e fanno benissimo. In questo caso io ho dei carciofi sardi, quindi con le spine. Davvero semplici da pulire, però occorre fare questi 2-3 passaggi indispensabili per poi andare a fare le ricette che desideriamo. Quindi io andrei subito a vedere che cosa ci serve per pulire i nostri carciofi. Allora, ci servirà una bulla, un contenitore con acqua fredda. Più fredda è, meglio è. Poi un limone, naturalmente già lavato, che dopo vado a spremere il succo dentro e gli lascerò anche gli scarti del limone stesso. Servirà a non fare ossidare i nostri carciofi. Allora, la nostra acqua qui, dicevo, più fredda è, in modo che riesca a conservare meglio ulteriormente il colore dei nostri carciofi, insieme al succo di limone, che vado a tagliare. Ecco qua. A proposito, ci servirà naturalmente un coltellino. Dopodiché lo vado a spremere tutto, mi serve proprio il succo di un limone intero, quindi spremiamo anche l'altro mezzo limone. Ecco qua. Allora, il carciofo appena acquistato come questo si presenta molto duro, quindi bello sodo, e questo è segno di freschezza. Più sono morbidi qua in questo punto e più naturalmente non sono freschi. Questo è freschissimo, guardate quanto è duro. E adesso la parte più noiosa, quella del pulire i carciofi, quindi via le foglie. Attenzione anche il gambo, guardate, ci sono queste spine insidiose. Toglietele prima di tutto, in modo che poi il gambo stesso ci farà da manico, no? Quindi prima di tutto puliamo le foglie del gambo e le sue spine, in modo da appunto avere un manico. Ecco qua, ora che non ho più pericolo di ferirmi, diciamo, lo prendo di qua e vado a staccare tutte le foglie esterne fino a quando non le sento più tenere, molto più tenere. Ecco, qua siamo più o meno con le foglie più tenere, quindi io mi fermerei. Andiamo a tagliare un terzo, guardate. Quindi praticamente quasi metà, di netto così. Ora che siamo a questo punto, andiamo a pulire il gambo. Quindi con un coltello togliamo la parte esterna fibrosa e rifiniamo qua. Via, continuo così, fino a fare un giro completo. E una volta rifilato tutto il gambo è praticamente quasi pulito. Manca l'ultima parte qua sotto, vedete che è già scura da quando li acquistiamo. Andiamo a toglierne un pezzo, è veramente molto dura questa parte. Dopodiché è pronto, eccolo qua. Ora, se li vogliamo far ripieni, non facciamo altro che allargare qua bene e con un cucchiaino andare a togliere la barbetta in fondo. Se invece li vogliamo fare in altro modo, quindi in padella, spadellati, come diciamo preferite, li tagliamo semplicemente a metà, che è anche più facile pulirli, e andiamo a togliere questa barbettina qua. In questo caso, guarda, sono talmente freschi che ne hanno veramente poca. Guarda, via, un pelino anche qua. Ora è pulito in maniera giusta, quindi vado giù nell'acqua e limone e li faccio tutti così. Ed eccole qua, con un po' di pazienza i nostri carciofi sono puliti, pronti per la cottura. Magari rosolati con aglio, olio e prezzemolo e stufati per circa 20 minuti in padella, sono ottimi. Oppure gratinati al forno, ma davvero eccezionali, con un buon risotto e magari utilizzando gli scarti che abbiamo avuto per fare un brodo invece.
oppure lessati con due patate, insomma, come preferite. Io vi lascio un paio di idee qua sotto, e voi fatemi sapere che cosa invece fate con i carciofi. Ragazzi, carciofi puliti. Ciao!